E cambiamo argomento. A Roma, presentata la 27esima edizione delle giornate FAI di primavera, con l'apertura di numerosi siti a cura del Fondo Ambiente Italiano. Sentiamo Francesca Cosentino. Guardiamo la splendida Italia come non abbiamo mai fatto prima. È l'invito del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, a partecipare alle giornate di primavera sabato 23 e domenica 24 marzo, giorni in cui si potranno visitare nelle nostre regioni ben 430 località con centinaia di chiese, palazzi, ville, castelli, borghi, ma anche parchi, giardini, musei, solitamente non accessibili al pubblico, grazie a migliaia di volontari, quest'anno anche stranieri, per realizzare un ponte tra culture. La presentazione al Ministero dei Beni Culturali. Ci aspettiamo circa 1 milione di visitatori. Se un cittadino vuole sapere quali sono i beni aperti intorno al luogo dove abita, deve rivolgersi al nostro sito fondoambiente.it. Anche quest'anno la RAI affiancherà il FAI con una maratona televisiva e radiofonica dal 18 al 24 marzo, sostenendo una raccolta fondi per il FAI, e in particolare la TGR dedicherà alle giornate di primavera i programmi su Rai 3 Bella Italia sabato alle ore 11 e Ambiente Italia domenica alle 8:30, mentre tutte le redazioni regionali daranno conto degli eventi che si svolgeranno sul territorio. Il ministro Bonisoli ha parlato tra l'altro della possibilità di coinvolgere le regioni nella gestione del patrimonio dei beni culturali. Una delle richieste che hanno le regioni è anche di poter essere un po' più attive, e penso che la cosa sia semplicemente positiva, nel partecipare alla valorizzazione di alcuni di quelli che sono i nostri beni.